Essere donna all'interno di un'attività agricola ti permette comunque di approcciarti con un atteggiamento diverso da quello che può essere quello maschile, che comunque predomina nel nostro settore. Mi ha permesso comunque, per le mie predisposizioni, per quello che sono comunque più portata a fare, di essere complementare a quello che è invece il mio socio sia nella vita che nel lavoro, che è Giuliano Sonzoni. Lui ha insegnato molto a me, sicuramente per tutta la parte agricola, perché comunque Giuliano è uno che è iniziato dalla terra, è proprio un contatto stretto, strettissimo con la terra quando era giovanissimo. Io ho fatto un'esperienza diversa, sempre in ambito agricolo, sempre in questo settore, ma possiamo dire che io e lui ci complementiamo al 100%. Quello che fa lui lo fa benissimo, quello che faccio io cerco di farlo bene e la somma fra me e lui dà il 100% del successo che noi abbiamo ottenuto. Io sono Patrizia Sonzoni, in questa azienda mi occupo di gestione amministrativa del gruppo e di risorse umane. Sono entrata in azienda 15 anni fa, lavoravo nella grande distribuzione. Ho deciso di cambiare settore vedendo mio fratello Giuliano e altri miei fratelli che si erano integrati, ti motivavano per introdurti. Quindi ho deciso di cambiare e inserendomi in quel ruolo che ora mi sto portando avanti. La mia soddisfazione più grande è vedere la mia azienda crescere giorno per giorno. Mi chiamo Eleonora, mi occupo di assicurazione qualità e all'interno del team di cui faccio parte, quindi ci occupiamo di tutto quello che concerne la qualità del prodotto, sia dalla semina in campo fino al confezionamento e alla spedizione del prodotto finito. In questa azienda produciamo baby leaf e nello specifico insalatine di lattughino, spinacino, rucola e valeriana. Il valore della buona agricoltura per noi risiede sia dalla scelta delle semine, delle sementi, quindi da tutto ciò che decidiamo di coltivare nei nostri campi, e tutta la selezione successiva, quindi dalle sementi alla cura del terreno, alla cura della crescita di ogni baby leaf che viene nei nostri terreni e tutto il processo che sta poi a valle della raccolta. La nostra azienda si basa su un'attività tradizionale della cultura italiana, che è quella dell'agricoltura, e il nostro focus, il nostro obiettivo è quello di mantenere i valori saldi della tradizione, appoggiandoci però alla tecnologia che ci consente quindi di rispettare la tradizione, di rispettare il territorio e il terreno su cui agiamo, associando però all'innovazione. L'innovazione per noi si traduce nella scelta magari di macchinari che ci aiutano a portare avanti la tradizione. Ho scelto questo settore perché nella sua semplicità sicuramente sarà capace di darmi un'esperienza unica e di cui io potrò goderne tutti i frutti, che sicuramente mi aiuteranno nella mia crescita sia professionale, strettamente relazionata alla mansione che svolgo, ma anche professionale, perché all'interno di questa azienda ci sono delle professioni che sicuramente mi sapranno aiutare a crescere e a formarmi in questo settore. Buongiorno Giusy, Eleonora e Patrizia, ben trovate, insomma sono a casa vostra perché... No, 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 no. Ok, motore, ciak. L'avventura... No, dammi il via, vado? L'avventura imprenditoriale di Giuliano parte proprio 30 anni fa. Giovanissimo decide di... Posso dire che è il tuo compagno? Certo. Ok. Motore, ciak. Riuscire quindi anche a gestire al meglio questi cambiamenti. Però. Va benissimo. E però. Perfetto. Ciak. Quando vi ripartiamo la prossima volta? No, ti faccio solo. Raggiungiamo Patrizia.
No, ma mi sa che io ti devo ribattere solo la domanda. Dico io. Ciao. Partiamo. Che bello, finalmente una tavola imbandita con tutti i prodotti tipici bergamaschi. Patrizia, scusami, la rifaccio. Ciao. E finalmente il tavolo imbandito con tutti i prodotti tipici di questa terra straordinaria che è la bergamasca. Allora, no, ma questa è la tavola. L'anno scorso, insieme al Brand New Holland, abbiamo lanciato un importante progetto che ci ha permesso di consolidare ulteriormente la nostra leadership nelle tematiche di sostenibilità. Infatti, l'obiettivo di Evoluzione Terra era quello proprio di sostenere alcune delle realtà agricole italiane che sono state particolarmente colpite dalla pandemia del coronavirus, con l'obiettivo ultimo di promuovere l'agricoltura. Agricoltura 4.0, agricoltura di precisione, agricoltura sociale, agricoltura biologica e di qualità, agroecologia e tutela del territorio. Sono questi gli ingredienti di Evoluzione Terra, che quest'anno diventerà un programma televisivo di 8 puntate in onda su Rai 1. È un'occasione irripetibile per mostrare le meraviglie del nostro bellissimo paese e dell'agricoltura che lo caratterizza. Attraverserete con noi l'Italia a bordo di un trattore blu, ovviamente un New Holland. E in questo tour vi porteremo in aziende che producono ortaggi, frutta, vino, olio, cereali, piante officinali, bioenergie e tanto altro. Tutto questo per mostrare la realtà e l'innovazione che caratterizza l'agricoltura italiana di oggi, senza mai perdere quella genuinità di chi produce cose buone. Le nostre storie del trattore diventeranno così un format televisivo per il grande pubblico della RAI, ma soprattutto un omaggio al lavoro degli agricoltori italiani, in particolare alle donne, che oggi vi ricoprono un importante ruolo. Una produzione unica nel suo genere. 8 storie, 8 trattori e 8 donne. Un viaggio affascinante, rispettoso dell'ambiente e della dignità umana. Vi aspetto domenica per una puntata speciale di Evoluzione Terra su Rai 1. In sella al mio bolide New Holland, questa mattina sono arrivato a Telgate, nella bassa Bergamasca, un paese che affonda le sue radici, pensate addirittura in epoca romana. La bellezza di questa terra, la sua secolare vocazione contadina e l'operosità della gente che la abita ne fanno lo scenario ideale per il nostro racconto. Buongiorno Giusy, Eleonora e Patrizia, ben trovate. Buongiorno, ben arrivato. È bello essere a casa vostra, sì, perché qua proprio nella bassa bergamasca gli imprenditori considerano un po' la loro azienda come una casa, no? Ci mettono la stessa passione, lo stesso cuore che nella crescita di un figlio. Ma la caparbietà, la laboriosità e soprattutto la dedizione al lavoro che è tipico appunto dei bergamaschi, quanto è presente nel vostro team e soprattutto nella vostra filosofia di agricoltura? Direi molta, la ritrovo, queste caratteristiche le troviamo nella famiglia Sonzogni in modo molto forte, in me e anche in tutti i nostri collaboratori nel nostro team. L'avventura imprenditoriale di Giuliano Sonzogni, cioè il tuo compagno, parte 30 anni fa, era giovanissimo, eppure decide di intraprendere questa attività nel settore agricolo producendo proprio ortaggi come la valerianella, lo spinacino, il lattughino. Che ricordi hai di questi inizi? Inizia con mezzo ettaro di serra per produzione baby leaf, per poi oggi ci troviamo a gestire più di 200 ettari di serre. Incredibile, ha creato un impero dal nulla, straordinario. Sì. È stata una buona opportunità che ha saputo cogliere. Grande cuore, grande caparbietà, sì. Ma grande anche passione e tanti sacrifici. Sì, tanti, quelli sì, tanti, anche perché teniamo conto che in quei momenti le produzioni erano quasi tutte manuali, avvenivano senza l'ausilio, l'utilizzo di attrezzature meccaniche
che invece oggi ci sono. L'agricoltura è l'arte di saper aspettare. Questo campeggia proprio nella vostra sala riunioni. Spiegalo ai nostri amici a casa. Sì, l'agricoltura è un costante esercizio di pazienza e spesso anche di speranza. Aspettare e rispettare la natura e i suoi tempi è importantissimo. Le insalatine sono come le persone, hanno bisogno di adattarsi e di abituarsi anche ai cambi stagionali, ai cambi climatici, e quindi bisogna attendere. Le donne hanno sempre di più un ruolo fondamentale nell'agricoltura e sono sempre più le donne che si dedicano proprio al mondo agricolo. Diciamo che oggi le donne sono protagoniste. E tu ne sei un esempio. Sì, grazie. Tangibile. Anche. Sì, sì, sì. Le donne sono protagoniste anche in questo settore. Le donne ricoprono ruoli sempre più importanti, grazie anche alla loro capacità di adattamento, di adattarsi, da passare da ruoli manuali, ma anche proprio per la cura dei dettagli, che è importante in agricoltura. I miei nonni erano agricoltori e le nonne si dedicavano non solo alla famiglia, si dedicavano naturalmente alla casa e li aiutavano costantemente. Penso che fossero proprio l'elemento fondamentale del mondo agricolo di una volta e di oggi. Sono d'accordo. Eccoti Eleonora, insomma un'attività frenetica in questa azienda, ma cosa sta facendo esattamente il trattore? Questo che vediamo è il tiro di serbo, è un'attività che rientra nelle tecniche di preparazione del terreno ed è una tecnica che sfrutta principalmente l'utilizzo controllato e mirato del fuoco. Questo ci consente quindi di preparare il terreno in modo naturale, ecco. Difatti le attività che facciamo in campo sono quelle di verifica del terreno. Questa attività viene fatta prima di ogni ciclo produttivo e questo ci consente di verificare se ci siano eventuali presenze non volute per i successivi cicli produttivi. Che bella tavola imbandita! Cosa ci avete preparato, Giuseppe e Patrizia? Un tagliere di formaggi della nostra valle, un tagliere di salumi. E poi questo primo? Casoncelli alla bergamasca. Come sono fatti? Di pasta fresca, ripieni di carne, conditi con pancetta, salvia e burro. Poi ci sono i due secondi. Due secondi, il coniglio nostrano con involtini di pollo, accompagnate a due polente. E questa è una terra naturalmente dove si brinda con un vino eccezionale e quindi sì. Facciamo un brindisi ai nostri amici a casa. Buona domenica, buon pranzo a tutti e ispiratevi a questi piatti tipici della tradizione bergamasca. Mi rimetto in marcia per proseguire il mio lungo viaggio. Lascio una terra ricca di fascino, di potenzialità e di talenti. Vi aspetto domenica prossima, sempre su Rai 1 a Evoluzione Terra.